Food and Beverage a impatto ambientale, c'è la giornata ONU della gastronomia sostenibile. Ad Orecchiane l'Italia, Katia Coppola, turismo enogastronomico attrae più di 13 milioni di italiani. Oreca Short News è offerta da Valfrutta, frullato proteico. Ora anche al bar. Con Vera, la classe è acqua. Maschio dei Cavalieri, la differenza è nel cuore. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Oreca Channel Italia. Oggi parliamo di food and beverage e sostenibilità, un tema quanto mai attuale visto l'inizio d'allarme degli scienziati sul cambiamento climatico di cui tutti abbiamo ormai reale e crescente evidenza. All'inquinamento incide e parecchio il sistema agroalimentare mondiale, che rappresenta una delle principali fonti di emissioni di gas serra, contribuendo per oltre il 25% al problema globale. Un problema che potrebbe essere assolutamente più contenuto. Secondo i dati FAO, il 14% del cibo viene perso prima della commercializzazione, mentre il 17%, pari a 931 milioni di tonnellate, viene sprecato dai consumatori o dai retail. Per sensibilizzare produttori, distributori, ristoratori e consumatori, dal 2017, su iniziativa dell'ONU, ogni 18 giugno si festeggia la giornata dedicata alla gastronomia sostenibile. L'obiettivo è far comprendere il ruolo del cibo nel contrasto alla crisi climatica ed aumentare la consapevolezza sull'importanza di uno sviluppo sostenibile in termini ambientali, economici e sociali, in particolare promuovendo lo sviluppo agricolo, la produzione e conservazione della biodiversità, virtù che sono parte della più autentica tradizione gastronomica italiana ed in particolare quella campana ricca di prodotti tipici che rendono la cucina partenopea una delle più varie e amate a livello mondiale. Piena espressione di questi valori è la catena di ristorazione Fratelli Coppola, fondata da tre fratelli napoletani, Katia, Ciro e Antonio. Ascoltiamo il messaggio di Katia Coppola, co-founder e responsabile di sala. Saluto a tutti gli ascoltatori di Oreca Channel Italia. Da Fratelli Coppola abbiamo scelto di includere nel nuovo menù dei nostri ristoranti ben 5 presi di Slow Food. Sono tutte eccellenze della Campania, che arricchiscono le pizze e i piatti classici. La nostra è una cucina partenopea, vuole essere un omaggio alla nostra terra, per far capire l'importanza di preservare piccole realtà capaci di creare prodotti unici. Siamo una trattoria napoletana e quindi ci contraddistinguono semplicità e genuinità. Proponiamo ricette radicate e tramandate nella tradizione familiare, offrendo una varietà di pizze, antipasti, primi, secondi e dolci. Tra i presidi Slow Food c'è l'olio extravergine di oliva biologico Ufens. È prodotto dagli uliveti vicino ad Avellino. È un olio genuino e di altissima qualità. È il tocco finale su ogni nostra pizza, in pratica la nostra firma. E poi utilizziamo la cacio ricotta stagionata del Cilento, bella, compatta, leggermente piccante, che grattugiamo in scaglie sulla pizza, abbinandola a guanciale amatriciano e zucchine in doppia consistenza. Fratelli Coppola è prima di tutto una famiglia e il nostro menù ne è la piena espressione dei nostri valori: qualità, sostenibilità e amore per la nostra terra. Cibo sostenibile significa anche turismo sostenibile, dove il cibo è la componente attrattiva principale, come l'enoturismo, un'attrazione oggi per circa 13,4 milioni di italiani, ma anche per gli stranieri, americani e europei in particolare. I dati si riferiscono all'ultima indagine di Ismea AITE, l'Associazione Italiana Turismo Enogastronomico. Un turismo che piace parecchio. 3 enoturisti su 4 si dichiarano soddisfatti soprattutto per la qualità del servizio in occasione delle visite in cantina e delle altre iniziative, per i rapporti con la comunità locale e per le modalità di prenotazione delle esperienze proposte. Inoltre, se ci sono le cantine, la vacanza si allunga. I dati evidenziano che la maggior parte dei turisti, circa il 50% tra quelli generici, quota che sale al 55% tra quelli legati al mondo del vino, si trattengono nei luoghi di vacanza per 2 o 3 giorni, andando oltre il mordi e fuggi. Il 31% indica una durata di 4 giorni o più, valore che sale per gli enoturisti al 38%. Tra i wine lovers, la metà ha visitato 1 o 2 cantine, il 36% almeno 3 strutture, ma si osservano valori ancora più alti nella classe tra i 25 e i 34 anni di età. E allora enoturismo, buona ristorazione, presidi Slow Food sono tutti ottimi motivi per una vacanza davvero sostenibile. Bene, per oggi è tutto, grazie per averci seguito e a domani.